Pagani, makers of the Zonda and the Huayra, is named after its founder, Horacio Pagani. A while back, we interviewed the man himself to get a full history of him, his company, and the cars, which he tells us are a perfect blend of art, emotion, and technology. So sit back and enjoy our extended interview with Horacio Pagani, Renaissance man. Ma ci sono delle volte alcune cose che sono difficili di trovarle un perché. Diciamo che io amo l'arte, amo l'ingegneria, la tecnica. Io ho trovato che dentro l'automobile ci potevano convivere queste due, no? Perciò fin da ragazzino mi sono sentito molto attratto per l'automobile e poi di questo ho fatto la mia passione e poi anche la mia vita professionale. Diciamo che credo di essere stato ai tempi e anche adesso una persona così molto fortunata, perché fin da ragazzino ho scoperto questo mondo, questa passione per l'automobile e fin da ragazzino ho visto chiaramente quello che volevo diventare un giorno, ovvero disegnare e costruire le mie macchine precisamente qui a Modena. Perciò è nato lì e devo dire che già quando è nata questa passione e quando facevo quei modellini che avete visto giù, io già sentivo, diciamo, che ero un costruttore di macchine, perché con questi modellini io li presentavo ai miei amici e le dicevo: questo è il modellino che presentavo al Salone di Ginevra, questo è quello che presentavo al Salone di Torino. Perciò nella mia comunque fantasia di bambino il traguardo era già in qualche modo fissato, ecco. Si è trattato solo di lavorare duro e di credere ogni giorno che questa era un'idea fattibile. Sì, anche oggi lo vivo così, in modo come allora, no? In modo un po' infantile, ecco. Forse anche questo, forse il fatto di viverlo in modo infantile ti porta sempre a cercare di fare un po' di più, no? A spingerti un po' di più e a credere. Premesso che mio padre e la mia famiglia sono dei fornai, perciò fanno il pane, è una tradizione che ha più di 100 anni, perciò non c'era nella mia famiglia nemmeno una cultura automobilistica, né nessuno che facesse il meccanico, solo mia mamma, che era un'artista, dipingeva, era molto brava, anche aveva una grande manualità, però diciamo nel tema automobile niente. Perciò io ho visto che da ragazzino le ho insegnato alle mie mani a lavorare, perciò andavo da un mio amico che aveva un'officina, ho imparato a saldare, ho imparato a lavorare la lamiera, la plastica, il legno, insomma tutti questi materiali, perché avendo quasi niente di soldi, proprio pochissimi, l'unica alternativa per poter realizzare qualcosa era arrangiandomi da solo. Perciò è stato certamente un lavoro non indifferente, perché fare a 15 anni quella mini moto, prendendo un motore da un demolitore, smontandolo, riparandolo, eccetera, è stata un'esperienza. Ciao, buongiorno, mettiti lì, dai, vai lì. È stata un'esperienza molto bella, molto ricca. E poi quando uno si deve ingegnare per costruire, per realizzare certe cose, perché non ha niente, allora a quel punto diciamo fai crescere dentro di te questo modo di arrangiarti, ecco. Cioè, in fondo io mi sono sempre arrangiato, non è che anche adesso forse. Quando, ad esempio, quando ho fatto la Formula 2, io non avevo mai avuto l'occasione di andare a una gara e vedere da vicino queste macchine e non avevo nessun tipo di riscontro, perciò ho preso il regolamento e in base al regolamento ho fatto la macchina,
ma non sapevo se le macchine erano corte, lunghe, cioè non ero mai andato a vedere una gara di queste macchine qua, perciò era una cosa estremamente nuova. E poi sono partito da studiando il comportamento del pneumatico appoggiato sul terreno e da lì disegnai le sospensioni, poi da lì disegnai la scocca e poi almeno il 70% delle parti di queste macchine l'ho fatto con le mie mani, il modello in legno per fare la carrozzeria, la vetroresina, insomma tutto questo, perché il bello di lavorare manualmente è che tu hai tocchi materiali, tocchi la materia, cominci a diventare amico del materiale, allora tu a un certo punto ci parli anche, no? Le dici ok, dammi una mano che sto facendo questa cosa, che è difficile, ci si crea quella relazione, no? Il materiale cerca di aiutarti, di farti capire che cos'è che lui può fare, insomma credo che sia molto importante il fatto manuale e oggi una cosa che io ritengo povera è che i ragazzini, le persone giovani, sono sempre attaccati ai giochi che ci sono nei telefoni o ai videogiochi e sì, può essere una cosa divertente, ma non è come toccare la materia, cioè non è come prendere e dire ok, questo è un modellino che si compra, però non è come prendere un modellino, qualcosa e dire io mi costruisco questo, prendere un pezzo di legno e lo trasformi in questa forma, no? Oppure ti fai un modellino per le piste o che ne so io, fare qualcosa di manuale, cioè non si ha più il contatto con la materia e questo secondo me non è una bella cosa. Io mi auguro che non sia l'ultimo e anzi mi auguro che questo, diciamo, nostro modo di lavorare, nostro approccio moderno di vedere realizzato questo concetto che poi in fondo era un concetto anche leonardesco, no? Che vedeva l'arte e la scienza fondersi insieme e l'arte intesa come espressione delle mani, perciò inteso come intellettualità manuale, cioè questo passaggio della testa alle mani. E diciamo che qua ci sono un centinaio di persone che lavorano con le mani ed eseguono chi disegni, chi le parte, oltre a quelli che sono i nostri fornitori esterni. Perciò mi auguro vivamente che questo modo, questo approccio, diciamo, verso il disegno, verso la realizzazione di oggetti sia sempre più diffusa, cioè anche questo concetto di Leonardo sia sempre più diffuso nelle scuole, nelle università, ecco, un po' a tutti i livelli. Italia è riconosciuta mondialmente per essere, diciamo, quasi un museo all'aperto, no? Perciò tu dove vai trovi delle espressioni artistiche. Non possiamo attribuire a quei 15-20 artisti famosi tutta questa opera, che è enorme, vastissima. Allora, è indubbio che ai tempi, ovvero nel Rinascimento, questa cultura della intellettualità manuale era una cultura molto diffusa, ok? Perché l'opera che è stata fatta è talmente grande, talmente vasta, che vuol dire che coinvolgeva migliaia, milioni di persone, credo. Non so quanti abitanti c'erano in Italia 500 anni fa, però indubbiamente tanti facevano dei lavori, delle sculture, delle costruzioni, del lavoro dove c'era la funzione e anche l'arte. Questi palazzi bellissimi che sono stati costruiti, dove la gente ci abitava dentro, perciò vuol dire avevano un senso pratico, comunque avevano questo tocco artistico, capisci? Io volevo a un certo punto, dopo di aver fatto le macchine da corsa in Argentina,
E comunque il mio traguardo era venire qua in Italia, venire a Modena a lavorare nel mondo delle supercar, cioè perché questa era la mia passione fin da piccolo e avevo lavorato per quello. Diciamo che le macchine da corsa sono state una parte del percorso, ma non mi interessavano in sé, se non diciamo perché la macchina da corsa ti dà la possibilità in breve tempo di imparare tecnicamente, perché lì se l'hai fatta bene è un cronometro che ti dice se la macchina va forte o va piano, perciò è stato un percorso. Attraverso questa macchina da corsa, che ho fatto, avevo solo 21 anni, perciò ero abbastanza giovane, ho conosciuto Oreste Verta, che è stato, diciamo, un grande maestro, una grande ispirazione. E attraverso Oreste Verta ho avuto l'occasione di conoscere Fangio. È stata un'esperienza straordinaria e una fortuna, proprio sono veramente una persona privilegiata di aver potuto non solo conoscerlo all'inizio degli anni 80, ma di aver avuto la possibilità di diventare un amico, di ricevere tanti consigli sulla vita. Poter dialogare con lui sulle automobili, su tanti argomenti, no? E perciò lui è quello che mi ha fatto la lettera di raccomandazione per venire a lavorare in Europa e poi è quello che mi ha detto, ok, se devi fare la macchina è inutile che parli più di tanto, cioè, mettiti, la fai. E perciò le cose dice. Sì, hanno un senso quando non sono più dentro la tua testa, ma si trasformano in realtà. Perciò questo è stato il suo messaggio, diciamo. Perciò questa esperienza di vita con lui, ricevere tutti questi insegnamenti, poi è diventata anche la ispirazione per poter fare la Zonda, perché per me la Zonda era Fangio trasformato in un'automobile, no? Perciò questo Fangio, lui mi ha accompagnato in tutto questo percorso, anche quando dopo il 95 che lui è mancato, noi abbiamo presentato la macchina 4 anni dopo, ma lui è stato sempre presente e lo è ancora, cioè ancora io sto adesso giocando con questa macchina, che era la macchina con cui lui ha vinto, con cui lui ha corso, non più tardi di ieri mattina. Sono andato al museo di Modena a vedere questa macchina vera che c'è lì nel museo. Ed è anche un modo di ancora di essere vicino a lui, di dialogare, mi piace molto leggere ancora su di lui, così come lo faccio su Leonardo, dove tutti i giorni vado a leggere con Leonardo, perché è un modo comunque di poter dialogare con questa persona che è stata realmente grande. Cioè, c'è un libro che si chiama Quando l'ombre smaschera il mito, cioè quando l'uomo è più importante del mito. Questo racchiude quello che è stato veramente Fangio per tutti e anche per me. Stata un'esperienza molto molto ricca, molto bella. Ho cominciato come operaio del terzo livello, perciò è il più basso, e è stato anche difficile, però molto positivo. Ero il primo che arrivava al mattino alle 6 e andavo via alle 8 di sera ogni giorno. E la Lamborghini in quel momento era una ditta molto piccola, ancora le macchine si costruivano artigianalmente, perciò diciamo che è stato l'ultimo periodo così romantico della Lamborghini. Oggi la Lamborghini è un'industria importante, diciamo, è molto molto bella, però ai tempi era una cosa molto piccola, eravamo 170 persone. Perciò è stato bello, lì ho avuto l'opportunità di creare il reparto dei materiali compositi, di fare la prima macchina al mondo con il telaio in fibra di carbonio, in Kevlar, materiale compositi nel 1985, la Countach Evoluzione. Poi ho lavorato sul disegno e sul progetto del Jeep, dell'LM,
e poi sulla Kunta Anniversary, la Diablo. Devo dire che la Lamborghini mi ha dato tanto e io ho dato anche il più possibile alla Lamborghini. Era necessario comprare un'autoclave per poter far bene i materiali compositi e io andavo tutti i giorni a parlare col direttore generale dicendole: dobbiamo comprare un'autoclave, dobbiamo comprare un'autoclave. A un certo punto mi viene data una risposta molto molto chiara, che diceva: sì, la Ferrari non ha un'autoclave per le macchine sportive, perché la dobbiamo avere noi? E allora quel giorno io sono uscito dalla Lamborghini, sono andato a una banca a Santa Agata Bolognese, ho chiesto un prestito, un mutuo per comprare un'autoclave, me l'hanno dato e ho comprato questa autoclave. Sono andato alla Lamborghini, l'ho detto alla Lamborghini, al direttore: ho comprato l'autoclave, questo è il contratto. Mi ha detto: ma tu sei matto, sei fuori testa. Perciò ho aperto nell'87 questo primo studio, dove facevo tutto il lavoro di ricerca sui materiali compositi, anche del design, e seguivo anche il lavoro della Lamborghini. E lì sono nati veramente delle cose molto interessanti, perché lì praticamente ho messo a punto tutta la tecnologia per fare i modelli, gli stampi, i materiali, proprio i tessuti. Oggi questi materiali messi a punto alla fine degli anni 80 sono il materiale con cui sono costruiti gli aerei in carbonio. Insomma, quel lavoro è stato un lavoro molto ricco. E dopo è arrivata la guerra del Golfo, e quando è arrivata la guerra del Golfo tutti i Lamborghini, che era proprietà della Chrysler, bloccò tutti i progetti nuovi, perciò noi stavamo facendo un progetto di una macchina in carbonio, la P140, che poi era col tempo diventò la Gallardo. Stavamo facendo quei progetti, vennero bloccati tutti, perciò anche io non avevo più lavoro, perciò ho detto: questo è il momento di partire con la mia macchina. Ed era un po' una follia, perché in quel momento perfino Ferrari, Maserati, Aston Martin, Lamborghini, tutti erano in cassa integrazione. C'è stato il dopo guerra del Golfo, è stato veramente terribile per l'industria aeronautica, anche per l'industria militare e per l'industria dell'automobile sportiva. E proprio in quel momento lì io ho detto: questo è il momento per fare la mia macchina. Questo è il momento per fare la macchina che ho sempre pensato, fatta in carbonio, con i concetti innovativi, confortevole. Questo è il momento per fare la Fangio, che era il nome del progetto. Perciò non ho in realtà lasciato, abbandonato la Lamborghini. Ci sono state una serie di situazioni, incidentalmente, che mi hanno portato hanno portato alla Lamborghini a non avere più lavoro, e io insomma ho dovuto inventarmi. Ho collaborato anche con altre aziende, Ferrari in Formula 1, con Dallara per fare le loro macchine in compositi. Perciò in realtà non ho mai lasciato la Lamborghini. Infatti, quando dopo la situazione migliorò, io continuai a lavorare per loro, però già stavo facendo la mia macchina. Comunque un pezzo del mio cuore è ancora lì. La Zonda era, l'ispirazione è stata, sono state le macchine delle Mans, gli sport prototipi, e gli orologi Patek Philippe per i dettagli, e il caccia per quanto riguarda la tecnologia, ok? E come invece concetto artistico, la barca Riva, il lavoro che Riva aveva fatto, no? Che erano queste barche molto, molto ancora oggi bellissime, con questo spirito romantico italiano, fatte a mano. Insomma, queste cose sono stati dei punti di riferimento importanti che mi hanno dato ispirazione per creare questa forma. La macchina doveva essere molto sicura, molto sicura. Lui parlava sempre di sicurezza,
doveva avere un motore Mercedes. Lui era molto contento già ai tempi di questo nuovo motore Mercedes che era uscito. Il motore, devo dire che il motore ME120 ancora oggi è un motore straordinario, perciò lui era molto affascinato da questo motore qua. E poi la macchina doveva essere intuitiva, cioè comunicativa, facile da guidare. Lui aveva guidato un sacco di macchine sportive, però tutte erano un po' difficili, non veramente intuitive come macchine. Perciò lui diceva, bisogna fare una macchina che sia facile da guidare. Facile da guidare, ti devi dare da fare, ingegnartela per fare una macchina facile da guidare, proprio che ti dica dove sei, comunicativa soprattutto. Questa era una cosa su cui martellava tanto. Diciamo che il rischio era che i media, che comunque anche gli appassionati pensassero che era l'ennesimo show car che poi vediamo, no? Invece abbiamo scoperto una macchina che era stata completamente omologata in Europa senza nessuna deroga, ovvero avevamo fatto tutte le prove, non si trattava di un prototipo, avevamo accumulato un bel numero di chilometri. Durante la presentazione della macchina c'era il presidente della Mercedes a vedere, presente, e diciamo che al 50% hanno preso l'idea come qualcosa di serio. Poi la gente ha visto che la macchina aveva un motore Mercedes con tanto di stella sul motore, con la scritta, e perciò un motore ufficialmente fornito dalla Mercedes, perciò credo che era facile fare 2 più 2, perché la Mercedes non è che si espone così facilmente a darti il motore e a consentirti di utilizzare la stella, il nome, e a dichiarare ufficialmente che avevano fornito il motore per questo progetto. Perciò credo che ci hanno preso sul serio. E poi devo dire che abbiamo avuto un sacco di ordini, cioè tantissimi ordini subito, cosa che non abbiamo preso. C'era gente che voleva lasciarci il deposito e noi non l'abbiamo preso, perché siamo stati molto prudenti, era l'inizio, non sapevamo bene quante macchine ne potevamo costruire, perciò abbiamo solo preso il primo anno, mi ricordo 5 o 6 ordini, che erano le macchine che potevamo realizzare in quell'anno. Dopodiché nel 2000 abbiamo preso, mi sembra, 12 o 13, che erano quelle che potevamo realizzare in quell'anno, su una richiesta di più di 50 macchine. Perciò, devo dire, noi ci siamo mossi con molta, molta prudenza. Abbiamo costruito le macchine con i nostri soldi, perché con un 10% di acconto non è che vai a costruire una macchina. Perciò abbiamo in qualche modo dimostrato che il progetto era un progetto serio. Poi, ok, la macchina è andata a Nürburgring, ha fatto subito il record di Nürburgring, è stata Car of the Year, la macchina è stata accolta dai media in maniera positiva, e devo dire che abbiamo oggi, non so, una raccolta stampa di 4-5 mila riviste, non so quante ce ne siano, e da allora a oggi i commenti sono più o meno univoci, perciò più o meno hanno detto tutti sempre la stessa cosa. Beh, diciamo, sicuramente è stata un'emozione, sono cose anche difficili da dire, no, sicuramente un'emozione molto molto bella, e nuovamente sempre un pochettino di timore, proprio per una questione di responsabilità, e perché sempre ho cercato di fare le cose nel modo più perfetto possibile, no? Perciò sempre pensato che la macchina doveva avere tutta una serie di cose, fra cui la sicurezza,
Perciò sempre ti rimane qualcosa che è poi quello che ti spinge, questo dubbio è quello che ti spinge a comunque migliorarti, no? A dire ok, metto in dubbio questo, dopo magari ti metti a studiarlo e ritorni nuovamente su quella idea. Però questa è una domanda che si deve fare uno, credo, giornalmente, no? Cioè quello di mettere un po' in dubbio quello che ha fatto per cercare di far meglio, ma non è insicurezza, è secondo me una ricerca solo che uno fa consapevolezza per cercare di fare meglio. La Guaira non è un restyling della Zonda, la Guaira è una cosa nuova, ha un nuovo telaio, nuove sospensioni, ha una distribuzione di pesi diversi, ha un motore turbo, all'aerodinamica attiva, un design completamente diverso. La Guaira già non prende più ispirazione di altro, è un qualcosa, diciamo, ispirata a se stessa. Cioè, l'unica cosa che ho voluto riprodurre con la Guaira è nella sensazione dell'aereo nel momento che sta per decolare, c'è proprio il sound, ti deve regalare un po' quello, lo avvertirai domani quando proverai la macchina. E l'interno è il luogo dove tu trascorri più tempo dentro la macchina, no? Perciò quando ti fermi sei all'interno della macchina, quando viaggi sei all'interno della macchina, perciò non puoi vedere l'esterno. Perciò l'interno deve essere estremamente accogliente, deve... Ogni materiale, ogni dettaglio, ogni pezzo che c'è all'interno deve essere qualcosa che ti comunica, no? È un po' come la musica, no? Cioè tu accendi la musica e qualcosa ti canta, ti rende felice. E quello che noi cerchiamo di fare è che tutto quello che c'è lì all'interno in qualche modo ti racconti qualcosa, ti canti qualcosa, ti regale attraverso gli occhi, attraverso i sensi, diciamo, qualcosa. Il fatto che poi questi interni, ok, noi li abbiamo disegnati, no? Però dopo ogni cliente vuole un suo dettaglio, vuole un qualcosa di suo, perciò alla fine il cliente sale in macchina vestito come lui ha scelto di vestirsi e quando è dentro la macchina è vestito con tutto quello che hai scelto per la sua macchina, c'è un vestito più ampio. Sicuramente è una cosa piacevole, io amo le macchine e mi emoziono quando vedo una nuova macchina e non più tardi di ieri ho comprato 50 modellini della Porsche 917 in tutti i colori, serie speciali del Slot Machine. Perciò sicuramente se tu stai creando un qualcosa che riesce a generare emozione, passione, che poi così come io da bambino ho preso ispirazione da altri, forse i bambini prendendo ispirazione dalle nostre macchine riusciranno a forse a fare molto meglio di quello che abbiamo fatto noi. Mm-hmm.